Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Noi siamo appena state in Svezia, abbiamo fatto un viaggetto breve ma intenso. Infatti sul canale trovate ben 4 vlog dedicati, quindi mi raccomando, se ancora non li avete visti, dovete assolutamente recuperare perché ci sono state parecchie avventure barra disavventure in viaggio. Siamo state a Stoccolma e a Göteborg, che ancora non ho capito come si pronuncia. Göteborg, così ci avete detto nei commenti, vabbè, Ok, ok. scritto Göteborg. E oggi abbiamo deciso di fare un bel video dedicato ai costi. Vi vogliamo dire nel dettaglio quanto abbiamo speso per mangiare, per l'hotel, per i mezzi di trasporto. Perché comunque si sa che il Nord Europa è una parte d'Europa, forse una delle più costose d'Europa. Tantissime persone magari non guardano nemmeno di poterci andare perché dici no, vabbè, mi serve tutto lo stipendio per poter fare un giorno. Invece, secondo noi, comunque, alla fine, se uno si impegna e sta un minimo attento, si possono fare delle vacanzine low cost anche in questi posti comunque molto costosi oggettivamente. Esatto, adattandosi ovviamente, però si può risparmiare. Oggi vi raccontiamo un po' la nostra esperienza. Mentre chiacchieriamo un po' con voi, abbiamo deciso di prepararci un bel tè matcha e ovviamente utilizziamo il matcha fantastico che abbiamo preso sul sito di Coro. Noi vi ricordiamo subito che qui sotto in descrizione vi lasciamo come sempre il link del sito di Coro dove potete andare a trovare 20 miliardi di prodotti buonissimi che ormai noi nel tempo abbiamo assaggiato quasi tutti e vi lasciamo anche il link proprio del matcha che utilizzeremo noi oggi e ovviamente anche il nostro codice sconto LUEKIA5 per avere appunto uno sconto sulle vostre compere. Sul sito di Coro trovate due tipologie di matcha diversi. Noi questa volta abbiamo deciso di provarli tutti e due e l'altra volta forse avevamo preso questo qua grande che comunque ci era piaciuto molto. Questo qua piccolo mi sembra che sia quello ancora più pregiato perché appunto è più piccolo e costa di più, quindi presumo sia quello più buono. Guardate, anche la scatolina è veramente carinissima e qua dentro c'è il matcha. A me all'inizio non piaceva tanto come gusto perché l'abbiamo iniziato ad assaggiare nelle caffetterie, negli Starbucks che fanno il tè matcha, il matcha latte, il cappuccino al matcha, però abbiamo letto su internet che non è che faccia bene, è tipo boh, la cosa migliore del mondo, fa benissimo e quindi abbiamo detto vabbè, me lo faccio piacere a sto Sì, un punto. toccasana della salute, no? Cioè, praticamente se uno tutti i giorni si bevesse un bel bibitone, ti elimina qualsiasi impurità. E poi dopo un po' che uno lo beve tutti i giorni, alla fine diventa interessante come sapore. Come tutti i prodotti asiatici, magari noi che non siamo abituati li dobbiamo mangiare, assaporare per un bel po' di tempo per poi apprezzarli, è normale. Esatto. Allora, noi lo prepariamo in modo semplicissimo, ovvero mettendo l'acqua, a bollire, cioè scaldiamo l'acqua e lo facciamo sciogliere perché, è molto veloce e ci viene bene così. Ci sono tanti metodi diversi, anche più, insomma, complicati, sofisticati, ed è molto buono anche appunto con un'aggiunta di latte. Ok, il nostro matcha è pronto, un total green. Sa di autunno, il matcha, Vero? vero? Sì. Allora, prima spesa molto importante da tenere conto, ovviamente l'aereo che abbiamo preso da Varsavia a Stoccolma. Da qui i voli per le mete del Nord Europa sono molto economici. Abbiamo speso 32 euro, ovvero 16 euro a testa di volo con la compagnia Wizz Air. Se non lo sapete, ragazzi, su Wizz Air potete fare Wizz Club pagando 40 euro l'anno ed è super conveniente perché andate a risparmiare circa 10 euro a tratta per qualsiasi volo, praticamente, e super conveniente, questa promozione vale anche per un accompagnatore, quindi praticamente abbiamo fatto, solo una di noi ha fatto l'abbonamento a Wizz Club e anche l'altra può usufruire dell'offerta, quindi cioè, Quindi è veramente un mega se risparmio. viaggiate anche solo 2 o 3 volte l'anno, conviene tantissimo.
Poi, appena siamo arrivate all'aeroporto di Stoccolma, ovviamente siamo dovute andare in centro e abbiamo notato in generale sia a Oslo che a Stoccolma, quindi sia Norvegia che Svezia, gli aeroporti sono molto distanti dal centro. La prima cosa che tu trovi praticamente quando guardi su internet, che cerchi da Stoccolma aeroporto al centro, ti esce la navetta, quella dell'aeroporto. E noi pensavamo ci fosse solo quella. Non ci è venuto in mente di guardare se ci fosse per caso Flixbus. Poi una nostra amica che vive anche lei qua a Varsavia, che è stata a Stoccolma proprio 2 settimane prima di noi, ci ha detto guardate Flixbus perché io ho risparmiato. E abbiamo speso in 2 26 euro e quindi 13 euro a testa, che non è pochissimo, ma è comunque poco, perché la navetta dell'aeroporto ci sarebbe costata 25 euro a testa. Andiamo avanti. Appena siamo arrivate a Stoccolma centro, siamo andate subito in un grande centro commerciale, molto bello tra l'altro, dove all'interno c'era lo shop e il ristorante IKEA, perché ovviamente IKEA è svedese, quindi abbiamo detto non possiamo andare in Svezia e non andare a pranzo all'IKEA. E il pranzo all'IKEA in 2 abbiamo speso 15 euro. Noi abbiamo preso il solito piatto base dell'IKEA, ovvero le polpette con il purè, i piselli e la loro marmellatina che accompagnano alle polpette, e io invece ho preso una sorta di insalatona fresca con il salmone più una bevanda, 15 euro. Quindi top. Anche comunque un modo molto economico appunto per mangiare in un paese oggettivamente non troppo economico. Allora ragazzi, al centro commerciale dovevamo andare in bagno e qui c'è una nota un po' negativa dei paesi nordici, ovvero che all'interno dei centri commerciali spesso il bagno è a pagamento, è una cosa un po' noiosa, e il bagno costava 1,30 euro. Dopodiché siamo andate a fare una bella merenda in una pasticceria bakery, diciamo, super carina in centro, e che faceva questi dolci nordici meravigliosi al cardamomo, alla cannella, e noi spaventatissime tra virgolette, perché ci ricordavamo quando eravamo state in Danimarca a Copenaghen che i prodotti della bakery erano veramente molto costosi, tantissimo. Per questa merenda alla fine abbiamo speso 8 euro, super onesto. Abbiamo preso 2 dolci tipici, uno alla cannella, uno al cardamomo, non abbiamo preso da bere, onesto. Poi tra l'altro, perché vi diciamo l'abbiamo trovato molto più economico di altri paesi nord europei, perché ho guardato ad esempio le torte nella bakery e costavano tipo 5 euro a porzione. Siamo andate al museo ragazzi, perché se non avete seguito il vlog andate subito. Ha diluviato a Stoccolma tutto il giorno, non siamo state molto fortunate, però vabbè, a parte questo abbiamo detto, ok, dato che fuori diluvia andiamo a chiuderci in un museo. E alla fine abbiamo speso 26 euro, ovvero 13 euro a testa. Voglio dire, per un museo abbiamo passato il pomeriggio super onesto. Onestissimo, tra l'altro anche molto bello e anche molto grande, quindi ci stava secondo me. Esatto, abbiamo preso un souvenir al museo, e di solito comunque i souvenir nei musei costano di più della media. Abbiamo preso una calamita e l'abbiamo pagata 4,80 euro. Poi vi mettiamo direttamente qui un altro souvenir che abbiamo preso nell'aeroporto per tornare a Varsavia, quindi non in quel momento. Abbiamo preso un portachiavi molto carino anche questo, cioè fatto veramente bene, e l'abbiamo pagato 7 euro, che mi sembra super onesto, soprattutto per essere al duty free dell'aeroporto. Dopo il museo cosa abbiamo fatto? Un po' tutte, come si dice, raffreddolite. Mamma mia, perché tantissimo. Faceva un freddo bestiale, ragazzi. Abbiamo deciso di andare a cena. Appunto, con il temporale acquazzone che ha fatto, non siamo neanche riuscite tanto a magari stare lì, guardare tutti i menu dei posti, cercare qualcosa in modo più tranquillo. Abbiamo detto ok, questo posto ci attira, andiamo dentro, e abbiamo preso un hamburger a testa con le patatine e una bibita. E
in tutto abbiamo speso 21 euro in un ristorante, comunque diciamo in un'hamburgeria, non sì, so come chiamarla. Cioè ok, un posto tranquillo, sì. Però comunque 21 euro ragazzi, un cheeseburger grande, cioè enorme, con dei patatine, le salse gratis che avevamo sul tavolo, una Coca-Cola. Cioè, praticamente abbiamo speso meno che fare un menù al McDonald's. Alla fine cioè, sì. Vi volevamo dire che tra Danimarca, Norvegia e Svezia, sicuramente la Danimarca, ovviamente noi abbiamo visto Copenaghen, sì. Quindi ci basiamo su Copenaghen, sì. È assolutamente la più cara tra le tutte e tre. A Stoccolma non avevamo l'hotel, quindi non ci siamo fermate la sera a dormire a Stoccolma, ma abbiamo detto, dato che vogliamo cambiare città e quindi visitare anche un'altra città, ovvero Göteborg, noi continuiamo a chiamarla così, abbiamo detto ci conviene partire di sera tardi con Flixbus, farci la notte su Flixbus, che così è comunque conveniente, perché grazie allo spostamento non paghi la notte in hotel. E così la mattina presto siamo subito nella città nuova, mm-hmm. E possiamo avere tutto il tempo a disposizione per girare e per visitare. E praticamente così ragazzi, noi siamo arrivate presto a Stoccolma perché l'aereo è partito alle 5 del mattino da Varsavia, quindi abbiamo avuto tutto il giorno a Stoccolma, cioè era proprio conveniente, sì. Perché la sera tardi abbiamo preso il Flixbus. Alle 11:30 di sera abbiamo preso il Flixbus e siamo arrivate a Göteborg alle 6 del mattino. Con Flixbus appunto ci siamo spostate da Stoccolma a Göteborg e abbiamo pagato 48 euro in totale, ovvero 24 euro a testa. Alcuni di voi ci dicono, però ragazze che palle, cioè però uno va in vacanza, se la vuole godere eccetera, ma d'accordissimo, però ovviamente noi abbiamo determinate finanze a disposizione, a me va benissimo prendere l'hotel a 5 stelle, però capite che non potremmo fare le esperienze che facciamo se volessimo, oddio non so che verbo giusto. Usato, se volessimo avere sempre tutti i comfort a disposizione. Ma tra l'altro, a parte il fatto di soldi, ma ci piace proprio viaggiare in questo sì, modo, sì, cioè poi sul momento diciamo oddio vorrei avere l'hotel invece di dormire su Flixbus, però vabbè. Ovvio. Però cioè nel mentre mi diverto anche, sì, no? Ad andare così all'avventura. Ma poi anche per creare contenuti per sì. Voi, no? Cioè è più divertente vedere magari delle avventure piuttosto che arrivare in un posto e andare in hotel a 5 stelle, ok? Vabbè. Una volta ci sta, no? Cioè, nel senso, se uno vuole avere i comfort, può in quel momento ci sta, per carità. Però, cioè, sempre poi diventa un po' una cosa senza emozione, sì, no? Esatto, cioè, esatto. Detto tutto questo, allora, praticamente siamo arrivate al punto di essere su Flixbus di notte e, come sempre, prima di andare sull'autobus e farci 10 ore, ci compriamo sempre qualcosina. Un po' da sgranocchiare, almeno un'acqua da bere, insomma, esatto. Perché poi su Flixbus non ci sono macchinette, mi pare. Quasi mai. Infatti volevamo darvi qualche consiglio se magari non avete mai fatto viaggi lunghi su Flixbus. Sì. Primo consiglio tra tutti, controllate bene se c'è un cambio. Mi raccomando, perché noi abbiamo avuto una brutta esperienza all'inizio quando non eravamo abituate. Alle 4 del mattino a Milano Lampugnano. Meraviglioso, ragazzi. Mm-hmm. Vabbè, tralasciando l'episodio, fate attenzione che non ci sia il cambio di notte. E un'altra cosa, infatti, che vi vogliamo ricordare, se prendete un autobus così di notte, di varie ore, di appunto portarvi qualcosa, tipo una bottiglia d'acqua, uno snack, tanto per esatto. Passare il tempo. E un'altra cosa, su Flixbus c'è sempre il bagno. Sì, e una bottiglia d'acqua da un litro più un pacchetto di tucca abbiamo speso 3,60 euro. Ve lo diciamo perché appunto siamo andate nel supermercato, abbiamo anche dato un occhio ai esatto, prezzi. Esatto. E anche lì c'è una bottiglia d'acqua da un litro e i tuc avremmo sicuramente speso 2 euro per i tuc, 1,60 euro per l'acqua, quindi ci sembrano dei prezzi molto sì, onesti. Sì, onesto, anche perché l'acqua così al mini market a volte costa sì, tanto. Infatti. Siamo arrivate la mattina presto a Göteborg, siamo subito andate a fare colazione. Siamo andate a fare colazione da Espresso House, che è una catena che sicuramente se andrete in Svezia la vedrete in ogni punto. Per la colazione abbiamo speso 9,40 euro. Abbiamo preso un bibitone alto così da 1,5 litri di caffè americano. Io ho preso uno dei
dei soliti dolci svedesi alla cannella, che poi tra l'altro sono grandi così, sono dei briochoni sì, enormi. Sì, cioè ti riempie per tutto il giorno. Esatto. E invece Lucrezia ha preso una cosa molto carina, ovvero un... scone. Ok, lo scone, che sono questi paninetti inglesi, mi sembra. Sì. Da riempire dentro con formaggio e burro. Siamo rimaste piene fino alle 2 del pomeriggio. Infatti cioè, non avevo per niente fame. Abbondante. Quando siamo arrivate a Göteborg abbiamo detto vogliamo assolutamente fare l'esperienza nord europea, ovvero di prendere il traghetto e andare a vedere queste isole fantastiche disperse nel nulla, che è un'esperienza che vi straconsigliamo assolutamente, perché sì, assolutamente, è proprio la cosa più bella che abbiamo visto nei 2 giorni in Svezia. Il biglietto del traghetto entra all'interno dei biglietti dei mezzi pubblici, quindi del tram, della metro, dell'autobus, esatto, della città. E infatti noi abbiamo deciso di fare un giornaliero, perché allora il biglietto singolo dei mezzi costava 3 euro più o meno. Però noi abbiamo detto dobbiamo andare dalla città al porto e quindi prendere un biglietto singolo, poi andare col traghetto, poi ritornare col traghetto, sì, ritornare in centro. A sto punto ci conveniva fare un giornaliero, stare tranquille per la giornata, e poi era molto conveniente perché il biglietto giornaliero 10 euro, cioè dai, super è onesto, pochissimo. Infatti in 2 abbiamo speso 20 euro, soprattutto super onesto considerando che era incluso l'esperienza del traghetto. Sì. Poi siamo arrivate a Vrango, che è questa isola, l'ultima isola che fa il traghetto. Appena siamo scese abbiamo visto questo ristorante di pesce, anche quello molto carino. Noi non ci siamo fermate lì a pranzare, però abbiamo visto il menù, tanto per darvi un'idea dei prezzi, più o meno tutti i piatti andavano dai 15 ai 20 euro a piatto, quindi anche lì comunque molto economico, calcolando, esatto, che sei su un'isola dispersa, cioè un ristorante e basta di sì, pesce. Quindi alla fine io mi ricordo che facevano il pescato del giorno 18 euro più o meno, esatto, 17-18 euro. Noi poi siamo state su questa isola, abbiamo visitato tutto e poi siamo ritornate a Göteborg e ormai erano tipo le 4 del pomeriggio, e allora ci siamo fermate al 7-Eleven così a prendere 2 cose al volo per pranzare velocemente, 2 hot dog che ti preparano così al momento, sì, un pacchetto di patatine al cioccolato, vabbè andate via a vedere il video. Sì, una cosa strana, una cosa però strana, uno snack. Uno snack e due bottigliette d'acqua, tra una l'altro aromatizzata, ecco, al limone e una classica. E abbiamo speso 11,50 euro. Cioè, cosa molto interessante, a Göteborg ovviamente abbiamo passato la notte in hotel. Per forza! Finalmente, e avevamo questo hotel a 3 stelle, ma che valeva come 4, perché sì, è molto bello, infatti lo abbiamo detto anche nel video, gli hotel in Nord Europa sono molto più alti di fascia, secondo sì, me, e abbiamo speso 67 euro per una notte, ovvero 33,50 euro a testa, che veramente, cioè, manco, è pochissimo. Non lo so io, cioè, veramente... Tipo in Albania. Più o meno il prezzo dell'Albania, ok, sì, no, in Albania era ancora meno, però. E la sera poi siamo riuscite per andare a farci una cena e abbiamo detto, dato che a pranzo abbiamo mangiato comunque così random, sedute su una panchina al parco, abbiamo detto facciamoci una bella cena in un ristorante, e abbiamo visto passeggiando questo ristorante vietnamita che ci attirava tantissimo, super carino, però purtroppo siamo uscite tardi, tra virgolette tardi, ma in Nord Europa i ristoranti chiudono veramente presto, infatti sì, in quel ristorante la cucina chiudeva alle 8 di sera e quindi amen, ci hanno cacciato via. Però abbiamo letto il menù e anche lì i prezzi si aggiravano più o meno intorno ai 15 euro al piatto, a volte anche meno, quindi più o meno in 2 avremmo speso sui 30 euro, non male. 40, sì, sì, con le bevande. Però cioè 20 euro a testa è un prezzo normalissimo, sì, capito? Infatti volevamo fare un appunto anche sul mondo dei ristoranti, perché adesso rifarò un altro riferimento a Copenaghen, però alla fine ci stanno, sì, per fare
far capire, sia in Svezia che in Norvegia riuscivi a mangiare tranquillamente con 20 euro a testa. Sì. Invece a Copenaghen, ragazzi, cioè noi non riuscivamo a sederci in un ristorante. Una volta siamo andati in un ristorante, abbiamo speso 60 euro, cioè 30 euro a testa. Lei ha preso una zuppa, io un'insalata, per farvi detto capire. Questo. E poi era difficilissimo a Copenaghen, infatti lo abbiamo anche detto nel video, nel vlog, facevamo vedere sì. spesso, era difficile trovare un ristorante che non fosse nella guida Michelin, o uno stellato o nella guida Michelin. Allora, abbiamo quasi terminato le nostre considerazioni e alla fine non siamo potute andare al ristorante vietnamita, ragazzi, ricordatevelo che chiudono presto, e quindi siamo dovute finire, tra virgolette, a mangiare una pasta take away, perché non potevamo mangiare sul posto ma solo portarla via. Abbiamo mangiato sulla terrazza dell'hotel, super carino, per carità. Questa pasta, vabbè, non è che fosse sta meraviglia, però è molto interessante dirvi il prezzo, perché abbiamo pagato pochissimo, 13,60 euro per le due paste, quindi con 6-7 euro a testa ce la siamo cavata. Poi la mattina dopo abbiamo lasciato Göteborg, quindi siamo ritornate a Varsavia, siamo ritornate a casa, e quindi abbiamo di nuovo preso Flixbus che da Göteborg centro ci portasse all'aeroporto. Questa volta era un pochino più vicino, infatti abbiamo speso 19 euro in due, e quindi 9,50 euro a testa. E poi, finita la vacanza, abbiamo preso l'aereo da Göteborg fino a Varsavia e l'abbiamo pagato praticamente identico all'andata, quindi di nuovo 32 euro in due, ovvero 16 euro a testa. Allora, ovviamente faccio questa precisazione, anche se sarà scontato per molti, siamo andate solamente con lo zaino. Ah, sì, è vero. Perché ovviamente questo prezzo comprende solamente lo zaino, non il trolley, perché ormai aggiungere il trolley sull'aereo è molto costoso. Solo con Ryanair costa 25 euro, con Wizz Air costa tipo 100 euro in più. Sì, cioè, è proprio da non fare. No, cioè, però alla fine, all'inizio sembrava una cosa un po' difficile, no? Uno dice, come faccio a stare 3 giorni in un paese all'estero con uno zaino? Però se voi lo fate una volta, vedete che è super fattibile, perché se uno già deve aggiungere tutti sti soldi per la valigia, sì, cioè no, diventa costosissimo. Ma poi vogliamo dire quanto è scomoda la valigia, tra cioè, l'altro, rispetto sì. ad uno zaino che te lo porti no. dietro e non lo senti. Totalone finale, quanto abbiamo speso per questa, diciamo, vacanza, viaggio in Svezia, cambiando pure le città, tra l'altro, quindi con spostamento in mezzo, 365 euro, ovvero 182 euro a testa. Pensate, ragazzi, che con 180 euro, no, una persona va a Stoccolma, si gira a Stoccolma, va a mangiare fuori, si prende Flixbus, cambia città, va a Göteborg, dorme in hotel, mangia in giro, prende il Flixbus per andare in aeroporto, si compra il souvenir, va al museo. Esatto. Cioè, tutta sta roba, veramente abbiamo speso pochissimo, abbiamo risparmiato molto sul cibo. E detto questo, mi raccomando, lasciate un bel commento a questo video facendoci sapere cosa ne pensate, se avete in mente dopo questi vlog di farvi un viaggio in Nord Europa. Esatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e noi ce ne andiamo e vi lasciamo liberi in pace. A questo punto. Ciao, ciao, alla prossima.